imprenditore, oramai da pochi mesi però, per contro sono ancora un imprenditore, forse l'aspetto più importante che non hai menzionato nella tua presentazione, per la quale ti ringrazio. Bene, io direi che possiamo iniziare con l'intervento introduttivo, ringraziando innanzitutto Swisscom per aver promosso insieme ad Haiti, che presiedo, e alla Camera di Commercio dell'Industria dell'Artigianato e dei Servizi, questo evento che, se guardo il numero dei presenti, sembra aver riscosso un ampio successo, naturalmente ce ne rallegriamo, sul 5G e sulla sua rilevanza per la nostra economia. Al di là della pur importante questione della sicurezza, della salute, attorno alla quale si è in vero scatenata una vera e propria caccia alle streghe, che non fa che creare ingiustificata insicurezza nella popolazione, noi rappresentanti delle associazioni economiche siamo qui oggi a rimarcare che il 5G ha un'importanza strategica e decisiva per lo sviluppo economico della Svizzera e dunque anche, forse direi anche soprattutto, per l'economia del cantone vicino. Alcune cifre illustrano più di molte parole perché il futuro della nostra economia è legata anche allo sviluppo della rete 5G. Il 5G non è semplicemente un 4G più veloce, poiché sarà fino a 20 volte più veloce della rete 4G esistente, ma perché il 5G è considerato il nuovo, web? Perché è appunto l'infrastruttura dedicata a gestire l'internet delle cose. Dal 2018 al 2022, 22 miliardi, ripeto, 22 miliardi di nuovi oggetti saranno collegati ad internet, a cui si aggiungono 621 milioni di nuovi utenti internet e 605 milioni di nuove sottoscrizioni mobile, che faranno crescere il traffico dati in media del 46% l'anno. In questa slide si vede l'incremento esponenziale degli abbonamenti di telefonia mobile a livello mondiale. Era la slide precedente, la linea gialla, scusate. Il 5G è proprio progettato per poter reggere un numero così elevato di connessioni contemporaneamente e un simile traffico. Il 5G permetterà una copertura più ampia, a costi inferiori e con consumi di energia minori. È per questo che il 5G è necessario all'internet delle cose. Anche le cifre sull'impatto economico del 5G non sono propriamente noccioline. Secondo il rapporto di Qualcomm, che produce tecnologie di rete e chip mobile, nel 2035 il giro d'affari del 5G a livello mondiale è stimato a 12,3 trilioni di dollari, mentre l'impatto occupazionale dovrebbe essere di 22 milioni di posti di lavoro diretti e indiretti. Gli investimenti previsti, sempre a livello globale, ammontano a 200 miliardi di dollari. Sui dati stimati a livello svizzero, riferirà poi Alessandra Gianella più avanti. Cari ospiti, il lavoro da fare non manca affinché il 5G sia il supporto fondamentale della competitività delle future imprese digitali. È necessario promuovere condizioni quadro ideali. Le condizioni quadro per una digitalizzazione dell'industria sono un puzzle composto da almeno 5 pezzi che devono incastrarsi. La prima condizione quadro, quella più essenziale e intuitiva, è naturalmente quella di sviluppare rapidamente l'infrastruttura 5G in tutta la Svizzera. Se il nostro paese vuole essere una piazza industriale attrattiva, deve dotarsi di un'infrastruttura all'avanguardia e aggiornata. La seconda condizione quadro fondamentale è quella di disporre di un quadro giuridico e tecnico chiaro nei termini della cybersicurezza. Solo la garanzia della sicurezza permetterà uno sviluppo della digitalizzazione e la realizzazione degli obiettivi che ogni impresa è chiamata a darsi. Il terzo ambito delle condizioni quadro che occorre sostenere e implementare è quello di promuovere progetti di digitalizzazione dell'industria in partnership, ma non solo, fra pubblico e privato, attraverso anche la creazione di poli dell'innovazione digitale, cosiddetti centri di eccellenza nelle tecnologie. Il quarto ambito da curare particolarmente, fissando degli obiettivi temporali chiari, è quello della completa digitalizzazione dell'amministrazione pubblica. Quinto e ultimo ambito, ma non meno importante,
è quello di creare un'agenda delle competenze digitali che deve riguardare sia la formazione scolastica obbligatoria sia la formazione post obbligatoria e continua. E mi avvio verso le conclusioni. Cosa possono, anzi devono fare le aziende, in particolare le piccole e medie aziende? La palla è nel campo della politica, certamente, ma non solo. Anche le imprese devono fare la loro parte. Esse devono considerare di entrare nella trasformazione digitale acquisendo la necessaria cultura tecnologica e organizzativa, adeguando le competenze dei propri collaboratori e migliorando sensibilmente la protezione informatica dalle minacce esistenti e future. Lo sviluppo di un vero ecosistema digitale a livello nazionale e cantonale è una condizione imprescindibile per permettere alla nostra economia di essere sempre competitiva anche nel futuro prossimo. Con questo auspicio ringrazio nuovamente Swisscom per il coinvolgimento e vi auguro, gentili ospiti, una serata interessante e spero anche appassionante. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie.